signore e signori, un cordiale saluto a ciascuno di voi, alle persone sofferenti, ai carcerati. Siamo nell'anno della fede e questa è la seconda trasmissione intorno all'anno della fede. Tratteremo una delle questioni più grandi mai trattate dall'ingegno umano. La questione è la seguente, vediamo. La sacra dottrina è forse una scienza? Ecco qui la questione. Abbiamo detto che la questione è una delle più importanti dell'ingegno umano. Ci si chiede se la sacra dottrina sia una scienza. Che cosa vuol dire sia una scienza? Scienza. Bisogna definire il concetto di scienza. Presso gli uomini il concetto di scienza è questo: conoscenza certa per mezzo di una dimostrazione che ti metta in evidenza le cose che tu vuoi conoscere. Dunque, conoscenza certa per mezzo della dimostrazione. Questa è la differenza fra scienza, la certezza, e opinione, qualcosa che si dice che forse può essere creduta ma che non è dimostrata e non è certa. Ecco, noi ci chiediamo, la sacra dottrina è una conoscenza certa? Se la sacra dottrina è una conoscenza certa, i risultati per te e per me sono da mozzafiato. Se viceversa non è una conoscenza certa, allora è molto deludente per noi seguire la sacra dottrina. Vediamo subito le difficoltà. Vediamo. Ogni scienza procede da principi di per sé evidenti. Ecco qui. Questa è una prima difficoltà che si pone di fronte a tutti coloro i quali, in un momento in cui la scienza, come il momento attuale, detta le regole del vivere umano, si pone di fronte a coloro i quali vogliano credere. Ogni scienza ha dei principi di per sé evidenti. Questo è il punto di partenza. Cosa vuol dire ogni scienza ha dei principi di per sé evidenti? Beh, vuol dire che nelle scienze si fa un cammino, la ragione umana fa un cammino, arriva a delle cose non conosciute, ignote, partendo da dei principi di per sé evidenti. Cosa vuol dire io sono una massaia, io non capisco, cosa vuol dire principi di per sé evidenti? Beh, prendiamo la geometria. Nella geometria ci sono dei principi, i postulati di Euclide, per esempio, i primi quattro sono accettati da tutti. L'ultimo postulato, facendo una digressione, è quello da cui parte poi la fisica atomica e la relatività. Ma i primi quattro postulati di Euclide o principi sono di per sé evidenti. Esempio, va bene. Dice Euclide, per due punti nello spazio, un punto che sia questo e un altro punto che sia questo, passano quante rette? Quante rette puoi tirare tu da questo punto a questo punto? Dice Euclide, da qui a qui tu puoi tirare soltanto una sola retta. Non puoi far passare più rette, non puoi far passare più linee. Ecco, questo principio è evidente. Detto in maniera ancora più semplice, se colui il quale fa la rotta di un aereo e vuole partire da Roma a Milano, può fare una ed una sola retta attraverso questi due punti, da Roma a Milano. Ecco, ritorniamo indietro dunque. I principi sono evidenti. Da questi principi si arriva alle conclusioni. Cosa dice questa prima difficoltà che noi dobbiamo superare con un linguaggio che sia quello scientifico? Dice che se ogni scienza usa dei principi di per sé evidenti che sono chiari a tutti appena si dicono, e d'altra parte, attenzione, la teologia, la Sacra Scrittura, non usa dei principi di per sé evidenti perché usa gli articoli della fede e la fede non è per tutti, non è chiara a tutti, allora la Sacra Teologia, la Sacra Dottrina non è una scienza. Capite? Riassumendo, la scienza usa principi evidenti, la Sacra Dottrina non usa dei principi evidenti perché sono gli articoli della fede, dunque non è una scienza. E questa è una prima difficoltà che è apparentemente vera ma che poi vedremo è solubilissima. Coloro i quali credono a questa difficoltà
hanno una piccola conoscenza della scienza. Vedremo poi perché. Adesso vediamo la seconda difficoltà. Vediamo. La scienza non si occupa dei singolari, ma degli universali. Ecco qui una seconda obiezione, ecco qui una seconda difficoltà che si pone fra noi e il conseguimento della verità. La scienza non si occupa dei singolari. Cosa vuol dire la scienza non si occupa dei singolari? Vuol dire che si occupa degli universali. E cosa vuol dire si occupa degli universali? Un esempio, e capiamo tutti. Il principio di Archimede è un principio a tutti noto. Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta uguale e contraria pari al peso del volume del corpo immerso nel fluido. Questo è il principio di Archimede. Ecco, questo principio è un principio scientifico e reca con sé universalità. Cosa vuol dire reca con sé universalità? Attenzione, ogni corpo, vedete, Archimede dice ogni corpo, non dice un corpo, non dice al singolare un corpo, dice universalmente ogni corpo. Ecco, le leggi scientifiche sono leggi universali, cioè che servono per tutti i casi particolari che esse abbracciano. Dunque, adesso possiamo capire meglio questa difficoltà. Se ogni scienza si occupa dei casi generali, si occupa dell'universalità, si occupa del generale, e invece, attenzione, la sacra dottrina si occupa dei casi particolari, come ad esempio le gesta di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, allora la sacra dottrina, proprio perché, ripetiamo, non si occupa degli universali ma dei casi particolari, non è scienza. Infatti, ripetiamo, la scienza si occupa soltanto degli universali, come nel caso di Archimede, in cui si dice e si parla non di questo corpo ma di ogni corpo in generale. E questa è una seconda difficoltà a cui bisogna dare risposta. Ma vediamo adesso dalla parte opposta che cosa si possa dire. Vediamo. In contrario, Sant'Agostino, a questa scienza spetta ciò per cui la fede che salva viene generata, nutrita, difesa, rafforzata. Ecco qui, in contrario agli argomenti precedenti, c'è questo di Agostino di Ippona, uno dei più grandi geni, lo abbiamo detto tante volte, dell'umanità. Che cosa dice Agostino di Ippona? A questa scienza, quindi alla sacra dottrina, egli attribuisce un compito molto importante, non soltanto quello naturale di essere scienza, ma anche tutte le cose che riguardano la fede che salva e soprattutto tutte le cose che generano la fede, tutte le cose che la rafforzano, tutte le cose che la difendono, tutte le cose che fanno progredire la fede. Ecco, per Agostino di Ippona la sacra dottrina è una scienza che ha per oggetto la fede, fede che attraverso la sacra dottrina viene alimentata, cresce sino a portare l'uomo ai limiti supremi della sua umanità, sin quasi a farlo diventare Dio. Bene, allora, mentre gli argomenti precedenti dicevano che la sacra dottrina non è una scienza, Agostino dice è scienza. Qual è la verità? Ma vediamo ancora un altro argomento, vediamo. In un tempo di incertezza, non dovrà il cristianesimo ritrovare in tutta serietà la sua voce per introdurre il suo messaggio? Papa Ratzinger, introduzione al cristianesimo. Ecco qui, è il nostro attuale pontefice che parla.
la sua cultura è universalmente riconosciuta. È un uomo di grande serietà scientifica. Prima ancora di essere papa, è sempre stato considerato tale. Ecco, egli parla di introdurre il cristianesimo in un momento di grande nebulosità come quello attuale, in tutta serietà. Egli parla di portare la voce del cristianesimo in tutta serietà al momento attuale. Che cos'è la voce? Beh, la voce, se tu rifletti, è un segno del tuo pensiero. Che cos'è il tuo pensiero? Il tuo pensiero è un segno della realtà. Ecco, quando la tua voce è una voce portata in tutta serietà, evidentemente stai facendo scienza, perché la tua voce rimanda ad un pensiero in modo serio e questo pensiero rimanda in modo serio alla realtà. Dunque c'è un discorso di verità, un discorso scientifico. Bene, di fronte a queste due obiezioni, la sacra dottrina non è scienza, la sacra dottrina è scienza, questi due generi di obiezioni, qual è la verità? Tu, per capire, hai bisogno di andare ai perché più profondi, hai bisogno di arrivare ai primi principi di cui parlavamo poc'anzi, all'evidenza, ai primi principi della ragione. Amico, come sempre per noi, in una questione vitale come quella attuale, Tommaso d'Aquino. Vediamo. Rispondo, la sacra dottrina è una scienza. Vi è un duplice genere di scienze. Ecco, è Tommaso d'Aquino che risponde. Rispondo, egli con l'acutezza del suo intelletto riesce a porre una divisione, una distinzione che è fondamentale ed è realissima nelle scienze. Egli dice: vi è un duplice genere di scienze, cioè vi è un doppio genere di scienze. E questo doppio genere di scienze è tu o Tommaso d'Aquino. Come riesci a distinguerlo? In base a che cosa? Ed egli risponde: vi sono delle scienze che procedono, che camminano alla luce, sotto la luce dei primi principi evidenti alla ragione di ogni uomo. Quali sono queste scienze, ad esempio? Lo abbiamo detto poc'anzi. La geometria, l'aritmetica hanno dei principi di per sé evidenti. Per due punti passa una ed una sola retta. E così la matematica ha dei principi di per sé evidenti. Dunque, Tommaso d'Aquino distingue dapprima il primo genere di scienze. Vi sono delle scienze che camminano, che muovono, che partono da principi di per sé evidenti alla ragione umana. Molto bene, questo è un primo genere di scienze. Ed il secondo genere di scienze qual è? Attenzione, è Tommaso d'Aquino che osserva le scienze e dice: ci sono però delle altre scienze che sono evidenti non come le prime alla luce dei principi, partendo dai principi evidenti della ragione umana, ma partendo dai principi di altre scienze. Cosa vuol dire partendo dai principi di altre scienze? Non capisco. Beh, guardiamo la prospettiva, dice Tommaso, guardiamo la musica. Mentre la matematica parte da principi evidenti per tutti, la musica non parte da principi evidenti per tutti, ma parte, assume, prende per sé come buoni i principi della matematica, le note usano la matematica, la musica, ripeto, prende i principi della matematica e parte da quelli e va avanti. E allora, ho capito, ci sono due scienze, due generi di scienze, le prime partono da principi propri, le seconde prendono i principi di altre scienze. È il caso della musica che prende i principi della matematica. Ma tutto questo che relazione ha con la teologia, direi tu? Beh, Tommaso d'Aquino ormai
ti ho portato all'ingresso del mistero della soluzione. E gli dice: anche la sacra dottrina non parte da principi che siano di per sé evidenti, no, parte dai principi della scienza di Dio, che non sono di per sé evidenti né a te né a me. E può fare questo, certo, così come la musica può partire dai principi della matematica assumendoli per sé e prendendoli per buoni, allo stesso modo, ed è una scienza, allo stesso modo la sacra dottrina parte dai principi della scienza di Dio e continua da quelli sino alle conclusioni. Dunque, vedete, parte da dei principi della scienza di Dio e per questo è scienza, ma questi principi continua a camminare attraverso di essi mediante che cosa? Non mediante le mani, non mediante le gambe, non mediante le passioni umane, ma mediante l'intelletto. Dunque è una scienza di ordine intellettivo e non è soltanto un flatus vocis, qualcosa che scaldi il cuore, che sia puramente, come dicono anche certi esegeti, cioè studiosi della parola di Dio oggi, che poi sono atei, dicono che la fede sia soltanto qualcosa che appartiene al sentimento dei credenti. No, la sacra dottrina è qualcosa che è scientifico, muove dai principi della scienza di Dio, e proprio per questo vedremo poi, Tommaso dimostrerà, è la più perfetta delle scienze, muove da quei principi e muove ed usa la ragione umana, la tua e la mia ragione. Quindi è capace in ogni tempo di condurre te e me attraverso i sentieri della vita alla felicità umana, con il centuplo già qui su questa terra. Bene, abbiamo visto la soluzione magistrale di Tommaso. È molto importante, deve rimanere impresso nell'animo di ogni uomo di scienza e nell'animo di ogni fedele. Due generi di scienze: scienze che muovono dai propri principi e scienze che muovono dai principi di altre scienze, come la musica che muove la matematica. A questo genere appartiene la sacra dottrina. Così come la musica parte dai principi della matematica, allo stesso modo la sacra dottrina parte dai principi dell'intelligenza di Dio e cammina. E cammina in maniera umana, ma assieme a Dio. E allora non è più un cammino umano, ma è un cammino umano divino. Bene, adesso abbiamo luce sufficiente, grazie a Tommaso d'Aquino, per risolvere i problemi, per risolvere le difficoltà iniziali circa la non scientificità pretesa, circa il fatto, si diceva, che la sacra dottrina non sia scienza. Vediamo subito, vediamo. Ogni scienza procede da principi di per sé evidenti. Ecco, qui ricorderete questa difficoltà che è collegata a quanto abbiamo appena detto. Ogni scienza procede da principi di per sé evidenti, diceva questa difficoltà, ma la sacra dottrina non procede da principi di per sé evidenti, perché procede dai principi della fede e dunque non è scienza. Ecco, tutti voi, ciascuno di voi ormai saprà rispondere. Esistono due tipi di scienze: le prime che procedono, che hanno fondamento in principi della ragione o in principi di per sé evidenti, come la geometria, ed esistono delle altre scienze che hanno fondamento nei principi di scienze precedenti, come il caso della musica rispetto alla matematica. Ecco, la sacra dottrina è una di queste scienze, procede ai principi, alla luce dei principi, diciamo meglio, di un'altra scienza, cioè
alla luce dei principi della scienza di Dio. E per questo è evidentissima. Bene, vediamo adesso ancora la risposta alla seconda difficoltà. Vediamo. La scienza non si occupa dei singolari, ma degli universali. Ecco qui, ricorderete questa difficoltà. La scienza non si occupa dei casi singolari. Infatti Archimede, quando fa scienza e denuncia il suo principio, non parla di un corpo singolare, di un corpo particolare, ma parla di ogni corpo universalmente, che immerso nell'acqua riceve, o nel fluido, riceve una spinta uguale e contraria al peso della sua massa. Ecco qui, la Sacra Scrittura invece parla di cose particolari, dunque la Sacra Scrittura, mi dispiace, non è scienza, diceva questa difficoltà. Ma anche questa è una difficoltà apparente, perché nella Sacra Scrittura, quando si parla delle gesta di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, si parla di queste gesta come si fa, dove? Nelle scienze morali. Nelle scienze morali si cerca quale sia il miglior comportamento, mos, quale abito usare per raggiungere la felicità. E attraverso questi uomini, appunto, si vedono degli esempi di vita per vivere rettamente, per vivere bene, per vivere in maniera felice. Quindi leggi universali sono dei casi particolari per mostrare delle leggi universali. E inoltre nella Sacra Scrittura i casi particolari di questi uomini sono detti a te e a me perché? Per mostrare che questi uomini sono delle persone credibili, sono uomini a cui Dio ha affidato la sua parola e sono delle persone credibili. Ecco dunque, è una scienza la Sacra Scrittura, abbiamo visto di sì, è una scienza che parte non soltanto dall'evidenza dei principi umani, ma parte dall'evidenza dei principi di Dio. E se vogliamo guardare la cosa da un punto di vista metafisico, parte dall'evidenza dei principi non della creatura, della causa seconda. L'uomo, ogni creatura è causa seconda, tutto l'universo è causa seconda, ma parte dai principi della conoscenza della causa prima dell'universo. Principi della conoscenza della causa prima dell'universo, che per essere causa prima dell'universo dovrà avere un'intelligenza ben superiore a quella delle cose che egli ha creato, l'uomo compreso. E dunque si capisce come il Papa Ratzinger, quando parli della necessità di fare un discorso in tutta serietà nel tempo presente, un discorso serio, che sia capace dunque di porsi in relazione con tutte le altre scienze, con tutte le altre forme dell'uscibile, dell'edificio dell'uscibile, cioè di ciò che è conoscibile nell'umanità, quando il Papa parla di questo, sta parlando in maniera scientifica e alla luce di una scienza superiore. Vedremo più avanti che le scienze hanno una dignità e la dignità delle scienze, l'architettura delle scienze, è fatta in base all'oggetto più remoto. Cosa vuol dire l'oggetto più remoto? Un esempio. La scienza dell'architetto di una casa, che ha per oggetto l'intera costruzione, quindi l'oggetto più remoto, non una parte della casa, ma l'intera costruzione, l'oggetto più remoto, dirige la scienza di tutti quelli che sono all'interno della costruzione. Infatti l'architetto che dice al geometra se la sua scienza è giusta o non è giusta, se è applicata bene o no, al pavimentista e così via. Dunque, abbiamo visto le difficoltà apparenti per dire che la Sacra Scrittura non è scienza. Abbiamo visto la soluzione di queste difficoltà, abbiamo visto perché la Sacra Dottrina è scienza e da qui discendono le conclusioni. Se la Sacra Dottrina è scienza, cioè conoscenza certa per mezzo della dimostrazione, noi possiamo prenderne in maniera rigorosa tutte le conseguenze. E tu ed io, quando parliamo e quando agiamo alla luce di quella scienza, siamo alla luce di una scienza superiore e abbiamo tutta la serietà per proclamare ciò che diciamo e non dobbiamo avere nessun senso di reverenza o di sottomissione rispetto alle altre scienze. Le altre scienze hanno certo
la propria dignità, non certo la propria autonomia, ma la sacra dottrina può sempre misurarne le conclusioni. Sapientis est ordinare et non ordinari. Ed è l'uomo sapiente ordinare una moltitudine di cose diverse intorno a sé e non esserne stritolato ed ordinato. Ecco, la sacra dottrina è una scienza, non è un'opinione, non è soltanto un vago sentimentalismo nel cuore del credente, ma è qualcosa capace di dare a te e a me la pienezza dell'umanesimo, un umanesimo integrale. Vedete, se oggi noi risolvessimo il problema contingente, il problema della crisi, il problema del lavoro, credete voi che noi saremmo felici col disordine morale che ci attanaglia? La povertà dei mezzi si chiama povertà, la povertà morale si chiama miseria. È proprio soltanto dell'uomo essere misero, perché ha la volontà con cui volgersi ad un bene apparente, non al bene vero. Bene, abbiamo la sacra dottrina. Immergiamoci nella sacra dottrina, è parola di Dio che è capace non soltanto di parlare al tuo e al mio intelletto, ma di farti vedere la sua azione una volta che tu segua quella parola. Dio che cammina sulla terra assieme a te, Dio che è tuo amico, Dio che ti può aiutare a risolvere ogni genere di problemi, nell'ambito del dilettevole, nell'ambito dell'utile, ma soprattutto nell'ambito dell'onesto. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima trasmissione.